Allora, sono qui con l'ingegnere Valentina Bizzotto, che ha partecipato ai lavori congressuali, è uno dei giovani ingegneri che è stata invitata a partecipare a questo congresso con un ruolo attivo. Innanzitutto, nel precedente congresso vi hanno dato 5 minuti in tutto per dire le vostre cose. Qui siete stati considerati in modo più diretto, avete partecipato o avete assistito? No, siamo stati considerati parte attiva del dibattito finalmente, anche perché noi siamo un gran numero di ingegneri, quindi i giovani rappresentano una grande percentuale nella totalità della categoria. E siamo molto contenti di questo e speriamo che vada avanti, quindi che anche a Brescia l'anno prossimo ci sia lo stesso, più o meno la stessa tipologia, il coinvolgimento, magari anche di più, insomma, cercando di portare le opinioni e le idee che magari arrivano proprio dalla parte giovanile della categoria. Tu hai partecipato in modo diretto sia a una tavola rotonda, poi a una sessione di quelle parallele. E in particolare mi sembra che tu abbia partecipato alla sessione in cui si parlava di ingegneria civile. Esatto, perché io appartengo al settore civile ambientale, che è il settore A. Noi abbiamo parlato soprattutto di temi della preoccupazione generale che riguarda l'occupazione in questo ambito, relativa al fatto che c'è un gran numero di laureati a scapito invece della domanda che il mercato offre per noi che ci laureiamo. E dopo abbiamo parlato di problemi relativi sempre all'occupazione dei giovani negli studi, quindi il tema delle false partite IVA che riguarda praticamente la maggior parte dei giovani che si occupano di ingegneria civile e ambientale, che vengono impiegati in studi professionali da parte di ingegneri senior, tra virgolette li chiamiamo noi, che hanno un rapporto di collaborazione con gli ingegneri giovani a partita IVA come se fosse un rapporto di dipendenza. Invece effettivamente non c'è nessun tipo di diritto relativo alla libera professione, nessun tipo di diritto relativo invece al rapporto di dipendenza. Ti faccio una domanda flash, quindi tirocinio obbligatorio sì o no per poter arrivare alla professione? Assolutamente no. Noi crediamo nel dover comunque fare delle esperienze uscite dall'università, perché all'università non ci insegnano a lavorare in questo momento, ma non crediamo nel dover essere obbligati a fare un'esperienza formativa di tirocinio, che tra l'altro non crediamo nella formazione che viene dal tirocinio, per poter accedere effettivamente alla professione. Benissimo, grazie.